mio compito adesso è di presentare il professore Barrotta, che viene dall'Università di Pisa, ma prima ancora di presentarlo io riesco a trovare, diciamo, solo parole di gratitudine nei confronti del professor Barrotta, che quando noi l'abbiamo invitato ha immediatamente accettato il nostro invito. Questo di solito in accademia accade, e però va anche detto chi è il professor Barrotta. Il professor Barrotta è il direttore del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Pisa e, come molti di noi sanno, ormai ci sono le graduatorie anche nelle università, forse soprattutto nelle università, i dipartimenti vengono continuamente valutati, e il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Pisa è il primo dipartimento in Italia per qualità della ricerca e tutta una serie di altre indicazioni. Quindi il fatto che il professor Barrotta abbia accettato il nostro invito, diciamo, a me ha fatto particolarmente piacere. C'è poi un ulteriore dato che è di connessione tematica con ciò di cui noi parliamo. Perché vedete, i giorni che hanno preceduto questo incontro, noi abbiamo avuto diversi contatti anche con i giornalisti, per esempio, i quali, a volte con grande dispendio di tecniche persuasive, provavano a capire e a farci dire se noi eravamo pro-vaccini o anti-vaccini. E noi lì a spiegare che questo evento non era un evento catalogabile con delle categorie predefinite, perché il nostro compito era invece di mettere intorno ad un tavolo i diretti protagonisti per ascoltare da loro e per provare a suggerire, se possibile, l'adozione di quel tipo di comunicazione auspicata dal dottor Gorgoni. E allora, questo perché lo dico? Perché la questione dei vaccini e della comunicazione vaccinale ha effettivamente, può avere un punto di svolta se viene prima di tutto inquadrata all'interno del contesto dentro cui essa nasce, si colloca e si sviluppa. E il professor Barrotta ha da pochi mesi pubblicato con Carocci questo libro, Scienza e Democrazia, che è il grande ambito, all'interno del quale il discorso che noi oggi affrontiamo in questa sede si colloca. Dico, spero di poterlo anticipare pubblicamente, che dopo, a pochi mesi dalla pubblicazione del libro, la più importante casa editrice internazionale, Springer, ha richiesto i diritti di questo libro per la traduzione in lingua inglese che è in corso. Quindi noi, professore, le siamo veramente grati per la sua gentilezza di essere qui con noi. E le abbiamo appunto affidato un momento importante che è la Lectio Magistralis, proprio perché ci vogliamo porci in ascolto di quanto lei vorrà dirci. Grazie. Credo che debba essere io a ringraziarvi per questa opportunità, e in particolare gli organizzatori, il professor Scarafile, con il quale mi lega un'amicizia, ma anche una certa, una notevole profondità e accomunanza di interessi. Ciò detto, devo dire che il professor Scarafile mi ha dato un tema non facile, perché scienza e democrazia ha numerosi ambiti filosofici, epistemologici, legali, sociologici, etici. È un tema veramente molto sfuggente proprio per queste sue ramificazioni. Ora, io però credo di potermi restringere, ecco, dato lo scopo di questo incontro, cioè vorrei pormi questo problema, cioè in quale modo dobbiamo affrontare le periodiche manifestazioni di insofferenza verso la scienza, che è quello di cui stiamo parlando nel caso dei vaccini. È un po' un fiume carsico questo, perché evidentemente noi adesso parliamo di un caso specifico, ma in realtà è un problema periodico che emerge nelle cronache dei giornali. Ed è una cosa
ovviamente che crea imbarazzo da parte della comunità scientifica che, chi ha fatto ricerca sa quanto è faticosa far ricerca, quanto è faticoso carpire i segreti della natura. Ed è anche un imbarazzo da parte della società che, insieme allo sforzo del ricercatore, è unito anche allo sforzo economico che sorregge la ricerca. Come possiamo spiegare e in qualche modo avere in mente delle policy efficaci che combattono questo fenomeno di insofferenza verso la scienza? E questo è il tema che cercherò con voi di inquadrare, non darò soluzioni ovviamente, però cercherò di chiarirlo. Innanzitutto è interessante vedere che nella storia delle democrazie occidentali è questo un fenomeno nuovo, o almeno relativamente nuovo. Ad esempio, all'inizio del Novecento, c'è ancora su internet chi è incuriosito, in un'epoca in cui il pensiero positivista e futurista era in ascesa, il progresso scientifico e tecnologico era profondamente associato al progresso sociale. Una presentazione plastica venne offerta dal ballo Excelsior, quel ballo che vi dicevo lo trovate su internet. Si tratta di un balletto basato sulla musica di Romualdo Marenco, la cui prima rappresentazione ebbe luogo al Teatro della Scala di Milano alla fine dell'Ottocento. L'idea del balletto era quella di rappresentare il trionfo della scienza e della tecnica sull'oscurantismo e i pregiudizi. L'ignoranza veniva aggredita e batteva in ritirata in questo balletto, sino alla fase finale in cui una musica trionfale sanciva la vittoria della scienza e della tecnica. Ora, oggi il panorama culturale appare ben diverso, addirittura rovesciato. Come ho detto, periodicamente, come un fiume carsico, appaiono nei giornali casi di dure critiche alla scienza considerata asservita al potere economico. Questa tendenza è piuttosto evidente nel campo della ricerca medica, ovviamente l'abbiamo già sentito, ma non dobbiamo dimenticare che un uguale fenomeno è stato visto in altri campi. Basti pensare agli OGM o all'energia nucleare. Ora, molti condannano con veemenza questi fenomeni di insofferenza verso la scienza, riecheggiando forse inconsapevolmente lo spirito del ballo Excelsior, li ritengono semplicemente frutto di ignoranza e di pregiudizi. Ora, se così fosse, se questa ostilità verso la scienza fosse solo frutto di ignoranza e pregiudizi, la ricetta sarebbe ovvia. Rendiamo più edotta l'opinione pubblica, rendiamola scientificamente più istruita e il fenomeno scompare. Purtroppo le cose non sono così semplici. Che non siano affatto semplici è dimostrato, ad esempio, cito un caso, ma ne potrei citare molti altri, dalle ricerche di due sociologi italiani, Massimiliano Bucchi e Federico Neresini. In una lettera indirizzata alla prestigiosa rivista scientifica Nature, Bucchi e Neresini documentano come in Italia la fiducia nei confronti della scienza in molti casi non è affatto proporzionale al grado di istruzione e di informazione scientifica. In alcuni casi, Bucchi e Neresini notano addirittura una correlazione inversa. Nel caso delle biotecnologie, ad una maggiore informazione scientifica corrisponde una maggiore, non minore, opposizione alla ricerca scientifica. Ora, non voglio dare troppa importanza alle indagini statistiche, ma è comunque un segnale che il fenomeno non è affatto banale e va compreso con attenzione prima di immaginare delle politiche efficaci. Quella che oggi ritengo inadeguata è la concezione filosofica, una cornice intellettuale molto ampia, che sta alla base del rapporto tra scienza ed opinione pubblica nelle società democratiche. Inevitabilmente una cattiva filosofia dà origine a cattive policies.
La cattiva filosofia, che intendo qui criticare, molto spesso non esplicitata con nettezza, proprio perché è estremamente diffusa e penetrata proprio nei nostri modi di pensare, è la seguente. Tra scienza e democrazia vi sarebbe una chiara e netta divisione dei compiti. La scienza si occuperebbe della spiegazione e della previsione dei fatti, ovvero della crescita della conoscenza. La società sarebbe invece interessata all'uso della conoscenza così raggiunta, in modo da realizzare le finalità e i valori che liberamente ha scelto attraverso gli appropriati meccanismi istituzionali democratici. Se scienza e società rispettassero i ruoli, ben divisi, non ci sarebbe alcuna possibilità di conflitto. Questo è un po' l'attuale consensus filosofico che è penetrato proprio nel senso comune. E c'è un'opposizione, a entrambi i pericoli che da questo punto di vista si possono immaginare. All'epoca del ballo Excelsior, gli scienziati, si dice, non erano rispettosi di questa divisione dei ruoli, perché il pericolo allora era la tecnocrazia. Cos'è la tecnocrazia? Quell'idea in cui anche i fini e i valori possono essere decisi in base alla ricerca scientifica, non solo i fatti. Qui c'è un'invasione della scienza nel campo della società. Oggi si dice il pericolo non viene più dalle comunità scientifiche e dalla tecnocrazia, ma da una parte dell'opinione pubblica, che si arrogherebbe di criticare la scienza senza avere le opportune conoscenze dei fatti. Quindi è un po' solo un problema di informazione, un po' l'abbiamo visto questa idea anche in un intervento precedente. Ora, l'informazione è importante, la mentalità scientifica è importante, ma vorrei far vedere come non è solo un problema di informazione, c'è bisogno di qualcosa di più. Ora, in un mio recente lavoro, che ha gentilmente citato il professor Scarafile, mi sono molto speso a mostrare le insufficienze filosofiche di questa visione. Essa si basa, tra le altre cose, sull'idea che la scienza sia neutrale rispetto ai valori e sulla dicotomia, cioè la netta distinzione tra i fatti da una parte e i valori morali e sociali dall'altra. Ora, qui non voglio entrare in discussioni eccessivamente astratte e un po' esoteriche, no? Perché interessano soprattutto la ristretta cerchia dei filosofi e dei filosofi della scienza. Vorrei invece soffermarmi su una conseguenza dell'idea, a mio parere sbagliata, che esista una netta e chiara divisione dei compiti tra scienza e opinione pubblica nelle società democratiche. Seguendo quest'idea, se oggi parte dell'opinione pubblica è ostile alla scienza, è solo perché non è informata a sufficienza. Vorrei ribadire, questo è il concetto su cui vorrei focalizzare la mia critica. Quindi la ricetta è solo una questione di rendere l'informazione più efficace. Non siamo stati sufficientemente bravi, cerchiamo di essere più comunicativi ed efficaci nell'informazione. Ora, questo è il presupposto, abbiamo parlato di una grande cornice filosofica, ma anche conseguenze, come sempre capita, anche nelle policies, e questo è il presupposto delle politiche seguite addirittura dagli anni Ottanta in poi. Mi riferisco al programma del Public Understanding of Science. Allarmati dalla crescente ostilità dell'opinione pubblica verso le nuove tecnologie, la Royal Society lanciò nell'85 il programma del Public Understanding of Science, comprensione pubblica della scienza. Il report, coordinato da Walter Bodmer, prescriveva che gli scienziati dovessero impegnarsi a far conoscere all'opinione pubblica i risultati delle loro ricerche e i rigorosi metodi usati per raggiungerli. La divulgazione scientifica non doveva essere più considerata un'attività secondaria o addirittura da disprezzare. Gli scienziati
avrebbero dovuto considerare l'informazione verso l'opinione pubblica come una componente essenziale del loro lavoro. Dopo anni di impegno in questo senso, e parlo dell'85, quindi parecchi anni fa, la situazione non appare affatto cambiata. Indagini come quella di Bucchi e di Neresini testimoniano quello che senza mezzi termini è stato definito il fallimento del programma del Public Understanding of Science. L'opinione pubblica, o almeno una parte considerevole di essa, continua a mostrarsi sospettosa verso la scienza. Ora, ripeto, nessuno mette in discussione l'importanza di un'opportuna informazione scientifica, ma ripeto ancora una volta, seppur necessaria, non appare sufficiente a riconciliare l'opinione pubblica con la scienza. Ora, oggi è relativamente comune criticare il programma del Public Understanding of Science, a volte lo si accusa di paternalismo, altre volte lo si definisce un modello deficitario, suggerendo che il programma tende a ridurre un po' sbrigativamente tutti i problemi a un deficit di informazione. La definizione è nella sostanza corretta. Il programma suggerisce infatti una politica che si caratterizza per un processo top-down, dall'alto verso il basso. L'informazione parte dagli esperti scientifici e va giù verso l'opinione pubblica, a cui mancherebbero le informazioni necessarie. In questa visione l'opinione pubblica avrebbe un ruolo prevalentemente passivo. Seguendo un'immagine suggerita da un filosofo, Karl Popper, sia pure in un contesto molto diverso, devo dire, la mente dei cittadini sarebbe come un secchio o un recipiente che dovrebbe essere semplicemente riempito con le informazioni necessarie. Ovviamente non basta dare una definizione ad una politica per capirne i limiti. E qui ci sono parecchie domande, alcune cercherò di chiarirle. Perché l'informazione non è sufficiente? Qual è il ruolo che dovrebbe avere l'opinione pubblica? Perché dobbiamo affermare con ragionevole sicurezza che il sospetto dell'opinione pubblica verso la scienza non è sempre frutto di comportamenti irrazionali? Perché il rapporto tra scienza e opinione pubblica non può e non deve essere il processo top-down prima descritto? Questo rapporto, si dice sovente, deve essere maggiormente partecipativo. Ma in che modo si può superare il divario di competenze tra esperti scientifici e opinione pubblica, che esiste, cioè, e rendere in questo modo l'opinione pubblica più partecipativa? Siamo sicuri che in linea di principio questo enorme divario di competenze sia superabile? Ecco, su tutti questi problemi, che sono molti e importanti, il consenso viene sicuramente meno. Ora qui vorrei esaminare in dettaglio, perché non l'ho ancora detto, i limiti del modello deficitario o top-down, quello secondo cui il problema sta solo nella mancanza di informazione. Quando capiremo meglio in maniera più dettagliata perché l'informazione non è sufficiente, non è semplicemente un problema di deficit informativo, saremo meglio in grado di capire delle policies più adeguate. Ora, possiamo dividere i limiti del modello deficitario in tre ordini di problemi. In primo luogo vi è il problema dell'applicazione del sapere teorico. Sin dai tempi di Aristotele si è consapevoli che regole e leggi universali non possono essere applicate in modo meccanico a casi particolari. In altre parole, le regole e le leggi universali non includono le istruzioni per la loro applicazione. Per la loro applicazione pratica ci vuole una buona dose di saggezza. E tale saggezza richiede un'attenta valutazione delle circostanze particolari circoscritte nel tempo e nei luoghi. Il punto centrale che è stato recentemente notato è che questa conoscenza particolare è, in almeno alcuni casi,
a disposizione degli abitanti del luogo e delle persone, cioè i cittadini, direttamente coinvolti nell'applicazione delle leggi e delle regole generali. In questi casi, il mancato coinvolgimento dei cittadini ai processi decisionali conduce a cattive decisioni da parte dell'esperto scientifico. Ho qui tre esempi, non so se li svolgerò tutti e tre. Ora, il primo esempio è dato dalla lotta contro l'AIDS. E questo è uno studio che è stato condotto in modo dettagliato da Steve Epstein. Negli anni Ottanta, quando vennero scoperti i primi farmaci per curare l'AIDS, la grande maggioranza dei ricercatori era favorevole a seguire rigorosamente le norme necessarie per la commercializzazione del farmaco. La situazione cambiò con la costituzione di associazioni di cittadini allarmate dal crescente numero di decessi causati dal virus HIV. L'associazione più ramificata era l'associazione ACT UP, AIDS Coalition to Unleash Power. Le associazioni chiesero una maggiore flessibilità nell'attuazione dei protocolli di sperimentazioni e una più veloce commercializzazione dei farmaci potenzialmente benefici. Per raggiungere l'obiettivo, gli attivisti acquisirono una notevole padronanza del linguaggio e dei concetti della ricerca biomedica. Tranne una minoranza, e questo è un punto importante, le associazioni non credevano affatto in una scienza alternativa, mai che si rivolgessero all'omeopatia o a cose di questo genere. Il loro scopo era migliorare la scienza ufficiale, rendendola più efficace nella lotta contro l'AIDS. Nonostante l'iniziale diffidenza, alla fine gli attivisti acquisirono alcuni rilevanti e fondati successi. Lo stesso scopritore del virus HIV, Robert Gallo, fu impressionato dalla dettagliata conoscenza degli attivisti, riconoscendo la bontà di alcune loro critiche. L'influenza degli attivisti si avvertì sia nella ricerca di base, sia in modo ancora più evidente nella ricerca clinica. Mi soffermo solo su quest'ultimo punto. Il controllo sull'efficacia dei farmaci venne inizialmente attuato seguendo rigorosi protocolli che richiedevano pazienti il più possibile omogenei e l'attuazione del sistema del doppio cieco. Ad alcuni pazienti veniva somministrato un placebo anche per lunghi periodi, impedendo loro, per quanto possibile, l'uso di qualsiasi farmaco, compresi quelli utilizzati per altre malattie. Per gli attivisti questo significava uccidere migliaia di persone in nome della rigorosità della ricerca statistica. Nelle loro campagne potevano sfruttare anche le divisioni all'interno della scienza. Se i ricercatori che lavoravano in università erano favorevoli a controlli rigorosi della logica statistica, i medici impegnati in prima linea nella cura dei pazienti mostravano chiare simpatie per le obiezioni degli attivisti. Un primo successo venne ottenuto nel convincere la Food and Drug Administration ad accettare il numero di linfociti T come marcatore dell'efficacia di un farmaco. In questo modo venne accelerata la commercializzazione dei primi farmaci sperimentali. Un altro caso, sottolineato da Epstein, è ancora più interessante. I pazienti non sono cavie. Quando venivano a conoscenza di un farmaco in fase sperimentale, i pazienti sottoposti agli studi clinici facevano di tutto per ottenerlo, mettendo a rischio la rigorosità del controllo. Fu anche grazie alla migliore conoscenza diretta delle condizioni psicologiche dei pazienti da parte degli attivisti che vennero modificati i protocolli sperimentali. I protocolli sperimentali hanno una rigorosa validità generale, ma possono condurre a clamorosi insuccessi se si ignorano le condizioni particolari in cui vengono applicati. Le associazioni degli ammalati e dei loro familiari possedevano questa conoscenza particolare e la loro compartecipazione alla ricerca clinica migliorò le politiche adottate
per ammissione dello stesso esperto scientifico. Un altro caso è stato studiato da Brian Wynne e riguarda gli allevatori di pecore nella Cambria, in Inghilterra. Dopo Chernobyl, nel 1986, il governo impose agli allevatori di non macellare le pecore per 3 settimane, in attesa che si abbassasse il livello di radioattività. Il divieto dovette purtroppo prolungarsi molto di più. In realtà si scoprì successivamente che le pecore erano esposte anche a una continua contaminazione proveniente da una vicina centrale nucleare. Oltre al fatto che gli esperti sbagliarono inizialmente nel valutare la precisa composizione chimica del terreno utilizzato dagli allevatori. Di conseguenza, le autorità protrassero il divieto e diedero una serie di istruzioni agli allevatori, ignorando la loro più adeguata conoscenza locale. Un caso è particolarmente istruttivo. Gli scienziati proposero di dividere le pecore in recinti separati e di spruzzare la bentonite per ridurre la contaminazione delle pecore. Gli allevatori notarono che l'esperimento era insensato, perché le pecore non erano abituate ad essere rinchiuse in recinti e questo avrebbe con ogni probabilità cambiato il loro metabolismo, rendendo incerta l'interpretazione del risultato sperimentale. E questo è un altro esempio in cui le conoscenze degli abitanti locali avrebbero migliorato l'applicazione del sapere generale e l'implementazione dei protocolli sperimentali. C'è un terzo esempio che ho studiato personalmente, ma qui forse lo salto perché non vorrei parlare troppo, e riguarda il disastro del Vajont. Anche qui è un caso molto interessante in cui l'esperto scientifico era estremamente ferrato in problemi ingegneristici. Se avete andato a vedere il Vajont vedete che la diga è ancora intatta, è un capolavoro di ingegneria, ma non avevano conoscenze adeguate delle condizioni geologiche della vallata, cosa che era in larga parte posseduta dagli abitanti locali, che si mostrarono subito allarmati sulle possibilità di frane. Però questo, insomma, se volete ne parlo, perché è un tema, che è un episodio che mi ha veramente affascinato e anche commosso, ma non vorrei veramente parlare troppo a lungo. Dunque, questo è il primo ordine di problemi che fanno vedere come il modello deficitario top-down non può funzionare. Che possiamo così riassumere: le conoscenze dei cittadini interessati possono migliorare la conoscenza degli esperti. L'informazione non è esclusivamente dall'alto verso il basso, dagli esperti verso i cittadini, ma almeno in alcuni casi, non sempre, non voglio fare cose generali, ma almeno in alcuni casi. E quindi il modello generale del deficitario non funziona, almeno in alcuni casi dovrebbe essere vista come una relazione nei due sensi, includendo anche un processo dal basso verso l'alto, cioè dai cittadini agli esperti. Nei casi esaminati il modello deficitario è chiaramente inadeguato. Passiamo ora a un secondo ordine di problemi, che riguarda la valutazione del rischio. Sempre negli anni Ottanta si riteneva che il rischio potesse essere misurato in termini oggettivi, indipendentemente da valori di natura morale e sociale. Lo schema ideale immaginato era più o meno il seguente: l'esperto scientifico dà una valutazione del rischio in termini probabilistici ed una stima dei danni in cui incorrono i cittadini in caso di eventi avversi. Sta poi a quest'ultimi, ai cittadini o ai loro rappresentanti, decidere se vale la pena di correre il rischio. E nuovamente abbiamo la netta separazione da cui eravamo partiti. Va da sé che a volte era la stessa valutazione del rischio a suggerire la decisione più adeguata. Tipico era il caso delle centrali nucleari. Si notò, ad esempio, che era di gran lunga più pericoloso fumare pochissime sigarette al giorno che vivere accanto ad una centrale nucleare.
dati gli imponenti sistemi di sicurezza che si sarebbero adottati. Considerato il sensibile guadagno ricavato dalla produzione di energia, sarebbe stato certamente poco ragionevole rifiutare la costruzione delle centrali. Ora, questo è un caso storico interessante perché il già citato programma della Royal Society, del Public Understanding of Science, ebbe inizio precisamente di fronte all'ostilità dell'opinione pubblica di fronte ai progetti di sviluppo dell'energia nucleare. Sempre seguendo l'esempio, risulta evidente l'operare del modello deficitario. L'esperto scientifico mette a disposizione la conoscenza e il cittadino deve tenerne conto quando prende le proprie decisioni. Se non ne tiene conto, dovrebbe essere evidente l'esistenza di scarsa informazione o di irrazionalità da parte del cittadino. I primi studi di psicologia del rischio cercarono conseguentemente di individuare la fonte o le cause che fossero in grado di spiegare tali pregiudizi irrazionali. Tuttavia non ci volle molto a comprendere che tali cause a volte indicavano fattori che difficilmente avrebbero potuto essere considerati irrazionali. Nell'analisi del rischio ci si rese conto che era sbagliato precisamente il presupposto da cui si partiva, ovvero la possibilità di un'analisi del rischio indipendente da valori morali o sociali. Si prende il caso del rischio di vivere accanto ad una centrale nucleare paragonato al rischio di fumare pochissime sigarette al giorno. Un simile paragone non è convincente e potrebbe essere razionalmente rifiutato anche dal più accanito fumatore. Infatti, in questo modo si trascura il valore della libertà e dell'autonomia. Una persona può decidere liberamente di rischiare la propria vita per il piacere del fumo, mentre la costruzione di una centrale nucleare, magari non lontana da casa, non dipende dalla sua libera scelta. In modo analogo si deve pensare al valore della giustizia. Non è solo importante l'ammontare del rischio, ma anche il modo in cui viene distribuito, includendo le generazioni future nei criteri di distribuzione del rischio. Si pensi a questo riguardo al problema dello stoccaggio delle scorie nucleari, che possono risultare pericolose per decine di migliaia di anni, ben oltre il periodo di funzionamento di una qualsiasi centrale. Nella valutazione del rischio abbiamo dunque incontrato valori, quali la libertà, l'autonomia e la giustizia. Tuttavia ve ne sono altri. Ad esempio, i rischi legati a cause antropiche sono mal tollerati rispetto a quelli che hanno cause prevalentemente naturali. E qui evidentemente in gioco un altro valore, quello della responsabilità. Altro valore importante è quello della trasparenza dei processi decisionali, ad esempio la comprensione dei dati dettagliata, che non sempre a volte viene a mancare. In tutti questi casi la valutazione del rischio mostra di essere qualcosa di più complesso di una valutazione probabilistica e di una stima delle conseguenze. Ci sono dei valori che devono essere rispettati, indipendentemente dalle probabilità e dalle conseguenze. Il punto centrale è che gli esperti scientifici non hanno maggiori competenze sui valori dei semplici cittadini. Se l'opinione pubblica avverte che questi valori non vengono rispettati, l'opposizione a decisioni connesse al rischio tecnologico non implica necessariamente l'esistenza di pregiudizi irrazionali, oppure la mancanza di informazioni corrette sulla natura del rischio. Veniamo ora al terzo ordine di problemi, che riguarda il flusso di informazioni. Per il modello deficitario, il flusso di informazioni procede sempre, come abbiamo visto, dalla scienza alla società. Si può invece mostrare per un'altra via, è l'ultimo caso, l'ultimo ordine di problemi che vi sottopongo, si può mostrare che il flusso di informazioni segue anche il processo inverso, dalla scienza alla società. In altre parole, come quasi uno slogan che è negli studi contemporanei sui rapporti tra scienza e società si definiscono reciprocamente.
tramite un processo simultaneo di definizione. Anche in questo caso un paio di esempi dovrebbero essere sufficienti, senza troppo addentrarmi in questioni relative all'ontologia scientifica, che riguarda quelle che prima ho definito le condizioni esoteriche, le considerazioni esoteriche che affascinano i filosofi della scienza. Iniziamo con gli OGM. Il primo organismo geneticamente modificato, nel senso data la normativa vigente, venne ottenuto da Stanley Norman Cohen nel 1973. Da allora sono innumerevoli i casi di trasferimenti genici creati per soddisfare le esigenze dell'industria agroalimentare, farmaceutica e zootecnica. Per rimanere all'industria alimentare sono nate piante con maggiori capacità nutrizionali, più adatte a sopravvivere in ambienti ostili, più resistenti ai parassiti. Abbiamo un caso in cui esigenze pratiche e morali, la produzione del cibo, la messa a punto di nuovi farmaci per aumentare il benessere sociale, hanno condotto alla creazione di nuove entità mai esistite nella storia della natura. Una volta che queste nuove ontologie scientifiche vengono create, sotto la spinta di esigenze sociali e morali, la scienza progredisce nella loro conoscenza, nella conoscenza di queste entità, con ricadute verso la società. Quindi vediamo attraverso questo esempio come si possa apprezzare che scienza e società si definiscono reciprocamente attraverso un flusso di interazioni bidirezionali. Ancora una volta siamo qui ben lontani dal modello deficitario o top-down. Un secondo esempio forse ancora più interessante. Nel 1998 James Thompson riuscì a isolare cellule staminali da embrioni congelati, rimasti non utilizzati nel corso di processi di procreazione assistita. Si aprirono con ciò molte possibilità terapeutiche, ma con esse anche molte discussioni di ordine etico sulla liceità di utilizzare in questo modo embrioni umani. A differenza degli OGM, le cellule staminali embrionali si trovano in natura, non sono dunque nuove entità. Tuttavia, furono i problemi morali a suggerire la creazione di staminali modificate. Si tratta di un procedimento capace di dar vita a cellule staminali embrionali, ma private della capacità di formare un nuovo embrione. Come affermò l'ideatore di questo procedimento, William Herbert, niente embrione, insomma, niente embrione distrutto. Abbiamo qui nuovamente la creazione di un nuovo oggetto della scienza, creato per soddisfare esigenze morali e sociali. A sua volta il nuovo oggetto scientifico consente mutamenti nei modi di vita e dei comportamenti presenti nella società. Abbiamo ancora una volta questo modello interazionale. Ora dobbiamo essere chiari sulla lezione che dobbiamo trarre dai tre ordini di problemi che spiegano la crisi del modello deficitario top-down. Nulla di quanto detto dà ragione alle tendenze postmoderniste, un linguaggio filosofico e sociologico molto alla moda che è uscito anche nei giornali, secondo cui la scienza è solo un costrutto sociale che nasconde rapporti di forza o negoziazioni sociali. Ancor meno si dà ragione alle versioni popolari di tali tendenze, secondo cui la scienza è al servizio delle multinazionali o della grande industria, fenomeno che abbiamo visto ripetersi nel caso della campagna contro le vaccinazioni. La scienza rimane una delle più impressionanti conquiste della civiltà. Come hanno sottolineato grandi scienziati e filosofi della scienza, la lista è lunga, la ricerca scientifica richiede immensi sforzi e grande ingegno per capire i segreti della natura, oltre a preziose virtù, quali la capacità di ascoltare le critiche e l'onestà intellettuale nell'interpretare i fatti. Non sempre queste virtù vengono seguite dagli scienziati, dai ricercatori, questo è innegabile, ma ciò non toglie che nelle società democratiche la scienza segue meccanismi di autocorrezione e alla lunga, negli oltre 400 anni della sua storia, se ne datiamo l'inizio con la rivoluzione scientifica di Galileo,
essa ha immensamente contribuito a migliorare le conoscenze dell'uomo. Lo scetticismo antiscientifico va dunque combattuto. Quello che ho inteso indicare è che l'arma immaginata dal programma del Public Understanding of Science e dal modello deficitario è del tutto inadeguata. Il problema non consiste semplicemente nell'informare i cittadini, ma di coinvolgerli. La scienza non è semplicemente la scoperta delle leggi universali della natura, è anche uno strumento per la risoluzione di problemi, e nei tentativi di soluzione i cittadini non sono soggetti passivi, non si limitano ad usare conoscenze acquisite altrove. Essi contribuiscono alla definizione e alla stessa soluzione dei problemi. Quindi, come ho cercato di illustrare nel libro che ha citato il professor Scarafile, scienziati e semplici cittadini dovrebbero essere considerati come componenti di un'unica comunità di ricerca che ha come scopo la verità. Ora, tutto ciò può sembrare utopico, ma non lo è. Certamente molti recenti tentativi sono andati in direzione sbagliata, pur accettando un modello maggiormente partecipativo rispetto al programma del Public Understanding of Science. Ad esempio, seguendo i suggerimenti della cosiddetta democrazia deliberativa, si è cercato di coinvolgere i cittadini creando dei focus groups su problemi specifici, quali l'utilizzo di OGM o dell'energia nucleare. Non hanno avuto molto successo, perché ciò che viene a mancare in questi modelli partecipativi è il ruolo dell'interesse, o più precisamente degli interessi particolari durante il processo deliberativo. I cittadini in genere non si appassionano alla scoperta della verità senza ulteriori qualificazioni. Piuttosto si appassionano alla scoperta di verità che consentono la soluzione di problemi che li coinvolgono come gruppo sociale o come individui. Per riprendere un esempio precedente, la cura dell'AIDS può appassionare poco chi ritiene di avere uno stile di vita che lo mette al riparo dalla malattia, ma è un interesse vitale per gli ammalati e i loro familiari. I cittadini non sono comunque intercambiabili, perché sono portatori di interessi particolari che li influenzano nelle loro preferenze e nelle loro decisioni. La vera sfida, dunque, riguarda la capacità da parte della società di far emergere diverse associazioni e gruppi di interesse in grado di interagire con la comunità scientifica e le istituzioni. Ciò significa che i cittadini devono possedere le stesse virtù che caratterizzano la comunità scientifica: preparazione e onestà della ricerca della verità, come ho già detto, cosa che significa anche tolleranza e rispetto per la critica e le altre posizioni. Tuttavia questo ancora non basta, il modello partecipativo non è questo, perché d'altro canto la comunità scientifica deve imparare a esercitare queste virtù verso tutti i cittadini coinvolti, non solo verso colleghi con cui si condividono percorsi di studio e linguaggi specialistici. Questo è importante, perché abbiamo visto l'atteggiamento paternalistico sbagliato, perché il cittadino può contribuire, non è un oggetto passivo, può contribuire alla risoluzione dei problemi. Questa è, in estrema sintesi, l'idea che gli scienziati e i cittadini costituiscono una singola comunità di ricerca, il cui scopo è la verità. Non è un'idea semplice, ma non è neanche utopica. Vi sono certamente molti problemi di ingegneria istituzionale che dovrebbero essere affrontati, ma in questa sede ero maggiormente interessato a chiarire concettualmente il rapporto tra scienza ed opinione pubblica nelle società democratiche. Senza tale chiarimento è con ogni probabilità inutile scandalizzarsi ogni volta che parte dell'opinione pubblica mostra ostilità verso la scienza. La corretta chiarificazione concettuale della relazione tra scienza e democrazia è un passo preliminare necessario per individuare qualsiasi policy adeguata. Consentitemi di chiudere questo mio intervento con una citazione di un filosofo a cui devo molto,
nella stesura di queste idee è John Dewey. John Dewey, a conclusione del suo saggio sull'opinione pubblica, dice: siamo qui interessati all'analisi. Per i nostri scopi attuali è sufficiente che il problema sia stato chiarito. Ed è quello che ho cercato di fare qui oggi. Grazie.